Vi portiamo dentro a una regata laser, anzi mi ci sono proprio buttato io, lo vedete, ho preso in prestito il laser fiammante di Stefano Zancocchia che finirà quarto questa bella zonale con il suo laser standard e sono andato un po' a esplorare il campo di regata. Non c'era vento, ma così miracolosamente o forse per qualche strano segnale del destino, appena sono salito io sulla barca di Stefano, il vento piano piano è arrivato, io mi sono messo un po' di bolina, il vento è arrivato ed è stato proprio il vento, il ponente, un po' girato anche verso maestrale, che ha consentito dopo una lunga attesa verso le 2:30 di pomeriggio di dare il via a questa regata, che per noi è stata anche un po' una mezza festa. Ve la commentiamo perché è la prima zonale dell'anno, doveva essere all'ICBE, ma con i motivi che sapete delle autorizzazioni del lago, la cosa è slittata. Allora, viviamo bene insieme da dentro questa giornata, questa regata in particolare, la prima di sabato 1 agosto. Questi che partono adesso, che vedete partire adesso, sono i laser standard, la flotta dei laser standard, sono 16 barche. Il particolare ponente un po' spostato sulla destra che c'è stato in questa prima regata ha un po' ingarbugliato le solite acque, i soliti ragionamenti che si fanno con il vento sul lago di Bracciano. È sempre complicato questo campo, però in alcuni casi sembrava convenisse partire in boa. Qui avete visto che la flotta è partita quasi tutta a centrolinea, vedete i primi che scorrono, questi qua in primo piano sono un po' sottovento, infatti non a caso sono quelli un po' più in basso in classifica. C'è 194-46 Daniele Romano, sezione velica della Marina di Anzio, 210-574 Federico Lottini, Yacht Club Bracciano Est. Si comincia il bordeggio, vedete, cominciano a virare a sinistra, quelli un po' più in alto sono quelli che poi sono quelli della testa della classifica di questa zonale laser. Vi dico subito che la classifica dopo le quattro prove che si sono disputate vede al comando Andrea Battisti, Vela Sabazia, un lacustre doc, al secondo posto Pierluigi Borrelli, Circeo Yacht Vela Club, e al terzo Riccardo Veccia, Compagnia della Vela di Roma. Quarto, come detto, Stefano Zancocchia, al quale in qualche modo avermi prestato per qualche secondo la barca deve aver portato bene, ma lui è bravissimo e meritava anche il podio. E adesso siamo passati alla partenza della classe Radial. Qui al via c'erano 25 barche e come vedete succede veramente il patatrac, cioè una buona parte della flotta alla partenza parte mura a sinistra o vira subito dopo il taglio della linea mura a sinistra. 207-6:40 è Michele Amicarelli, Nauti Club Castelfusano, che qui sembra primo, in realtà in questa regata non finirà bene, finirà decimo, però finirà secondo assoluto dopo quattro prove di questa zonale. Vedete che quasi tutti sono a mura a sinistra, c'è stato evidentemente un salto di vento mura a sinistra, qualcuno che a questo punto incrocia dietro pensa di andare ancora più a sinistra e poi virare per prendersi magari questo buono che chissà se continuerà. In realtà, come insegnano i maestri di Bracciano e come insegna l'università, l'Accademia Velica proprio del lago di Bracciano, del lago alle porte di Roma, non si può mai dire, bisogna sempre stare allerta, sempre allerta. 183-503, 193-144 sono vari numeri, 4-3 Federico Spina del Tognazzi Marine Village, l'1-4-4 è Antol Sassi della Compagnia della Vela di Roma, eccolo inquadrato adesso, 192-96-202 invece Lorenzo Leonardi AVB, e qui adesso come vedete mura dritta, mura a sinistra, conviene andare a destra, conviene andare a sinistra, le carte si sono già molto ingarbugliate. Prima di tornare sul laser radial, gustiamoci questa partenza della laser 4.7, la terza categoria, 35 al via, a completare questa circa ottantina di barche, di timonieri da tutti i circoli della quarta zona, della vela laziale. Siamo ben dentro all'ultimo minuto, siamo ormai negli ultimi 20 secondi, qui la flotta è molto più sgranata, vedete che non c'è stata una scelta netta di partire in boa o in comitato, non c'è stata neanche tanta velleità di partire mura a sinistra, evidentemente visto quello che era successo alle flotte precedenti, i bambini, i ragazzini qua, perché il 4.7 sono i teenager più giovani, partono
sgranati sulla linea, con una prevalenza in boa, perché vedete che in boa è successo un po' più di assembramento, diciamo così, e questa parola non è che ci piace tanto in questo periodo in cui ancora il coronavirus la fa da padrone, ahimè, è sempre presente tra noi, ma noi riusciamo a fare sport, guardate a che livello, 203-113 è Giacomo Beltrano, Lega Navale Italiana di Ostia, sarà terzo in classifica alla fine di questa zonale dopo quattro prove, 181-436 invece, 181-436 è Valerio Azzollini del Sailing Team, quindi uno del prodotto, un prodotto del circolo organizzatore di questa regata zonale, ma queste immagini, consentitemi, parlano da sole. Guardate le occhette che si vedono sull'acqua, sulle ondine corte del lago appena accennate da questo ponente vero e proprio, 188-547, si tratta di Federico Agostini, associazione Vela Civitavecchia, sono venuti anche da lì, e da Civitavecchia venivano le due moto della polizia, i due agenti della polizia che hanno seguito in termini di assistenza e di sicurezza la regata. Vi dicevo delle onde, questa volta le vediamo da sopravento, vediamo la flotta arrivare, scelte diverse di rotta, questa è la flotta dei 4-7 che si sta approcciando alla bolina, dovrebbe almeno, scelte diverse di rotta, ma bellissima sempre l'inquadratura. Invece sono i 4.7 con i quali vediamo qui, adesso vedremo un bellissimo approccio alla boa, molto interessante, con un passaggio emozionante, con virate, vedete, fino all'ultimo, pensava di essere in ley line, 208-851, vediamo un po' adesso, vediamo. Pensava di essere l'elai anche quello dietro, ma invece vedete che c'è uno scarso di vento e addirittura 210-024 sceglie di strambare anziché virare, perché era coperto sopravento, per andare e tornare sulla Leyline. Quest'altra barca invece fa una francesina con 208-224, stringe molto il vento per prendere poi la boa. Al terzo 19-620, praticamente sono passati Leonardo Maria Ricci, associazione Vela Civitavecchia, e poi Lorenzo Forino con il 19-620. In testa però ha girato primo Davide Nuccorini, il 212-029. Davide Nuccorini, che ricordiamo perché è stato anche nazionale optimist, è passato al Laser 4.7 e già lo vediamo primeggiare in questa zonale. Pensate che ha vinto la zonale dell'1-2 agosto con 4 primi su 4 prove, quindi si scarta un primo Davide dell'associazione della Compagnia della Vela di Roma, che ha sede anche sul lago di Bracciano. Vedete che ancora ci sono delle strambate per prendere la boa, ci siamo distratti un attimo pensando alla classifica, ma vogliamo descrivervi questo spettacolo che stiamo vedendo, perché questo è veramente uno dei massimi aspetti della vela oggi che possiamo vedere sui campi di regata. Avete visto anche passare una barca con scritto Ilka, unica, o forse ce n'erano due. Sapete la vicenda annosa, pesantissima, bruttissima dal nostro punto di vista, insomma, il laser è il laser, il simbolo del laser è quello, il simbolo del raggio laser. Ilka è il nome dell'Associazione Internazionale della Classe, che ha fatto parecchio macello, parecchio casino, diciamo pure, e adesso esistono due realtà, Laser e Ilka Dinghy. Poi insomma non staremo qui a sottilizzare, ma sicuramente è un problema che andrà sistemato, soprattutto perché questi che vedete, questi che si affannano intorno a questa boa, questi ragazzi, ragazzini controllati ancora una volta, questa immagine si vedono bene, dagli amici poliziotti che sono venuti con le loro due moto d'acqua da Civitavecchia, e poi la sera della domenica sono tornati proprio a Civitavecchia, dove sono di stanza. Ancora un passaggio dei 4.7, invece qui 214-690 siamo tornati su Francesco Miseri del Tognazzi Marine Village, che gira nettamente in testa questa che è l'ultima bolina, sarà primo in questa regata, 205-684. Invece al secondo posto passa Andrea Ciafardini dell'AVB, Associazione Velica Bracciano, e adesso vediamo chi è al terzo posto, che deve stringere, soffrire per fare questa boa, riesce schienando e cazzando, 215-281 Enrico Dentini,
Associazione Vela Civitavecchia, che sarà terzo in questa regata, ma poi alla fine concluderà dodicesimo in classifica generale perché non andrà bene nelle altre prove. Mentre Miseri, abbiamo citato quello che gira, ha girato prima, l'abbiamo visto girare prima, guardate ancora questo passaggio, ancora un bel macello, 1.675 che passa adesso, insomma i giri di boa del Laser sono proverbiali, ma questo in particolare, considerando che è la seconda bolina, quindi già la flotta dovrebbe essere abbastanza sgranata, invece vedete che ci sono ancora dei bei grumi di barche, la flotta è ancora molto compatta e quindi l'interno in boa, la layline al momento giusto, la virata al momento giusto come questa che ha fatto adesso questa ragazza, e la schienata, la poggiata, riuscire a iniziare il lato di poppa anche con il piglio giusto. Certo, qui ormai cominciamo a stare nella parte centrale barra retrovie della flotta, però sempre interessante. Vi dicevamo, la classifica finale dei Laser Radial di questa zonale ha visto la vittoria di Francesco Miseri, Tognazzi Marine Village, con un primo, un sesto e altri due primi, quindi si scarta il sesto e chiude a tre punti. Al secondo posto Michele Amicarelli, Nauticlub Castelfusano, e terzo posto e prima femmina Chiara Antonetti del Circolo Canottieri Aniene. E adesso ci lanciamo, come la risalita delle sardine, in questo caso è una discesa dei salmoni, dei tonni, non so come possiamo chiamarci, non ci sono i tonni nel lago di Bracciano ovviamente, allora facciamo che siamo dei coregoni, e che però siamo volanti, e abbiamo fatto una ripresa in cui con il nostro gommone abbiamo corso, partendo dalla retrovia della flotta, di questa flotta Laser Radial lanciata in poppa, e l'abbiamo risalita fino alle primissime posizioni, quindi abbiamo fatto un po' come se fossimo un Acra 17 che va al triplo della loro velocità, piano piano li abbiamo rimontati fino a risalirli, ci siamo soffermati un attimo, come in questo caso 204 918, si tratta di Emiliano Lanciotti, Tognazzi Marine Village, l'abbiamo seguito per un po', ma poi ci siamo rilanciati nuovamente, 193 4 3 te invece Federico Spina, un altro del Tognazzi Marine Village, ci rilanciamo nuovamente, li sorpassiamo tutti sopravento, a qualcuno facciamo un po' di onda ma non guasta di poppa, non guasta assolutamente. Avete visto 200-028 Edoardo Clemente, Compagnia della Vela di Roma, molto ben sbandato sopravento, qui cominciamo ad arrivare nella top 10, nella top 5 e alla fine nella top 3, perché i primi 3, guardate che vantaggio hanno preso, spesso succede questo, no? Quando alla fine si parte bene, si bordeggia bene, ci si svincola un pochino, ci si divincola a spallate rispetto al resto della flotta. Attenzione che il secondo stava quasi per rovinare tutto con una scuffia sopravento, il classico che capita con il Laser, con i singoli, con una sola vela. Però invece arriverà tranquillamente Andrea Ciafardini, della classifica finale abbiamo detto, ci gustiamo questo finale con questa controluce, sempre sui Laser Radial, 80 Laser sul lago di Bracciano, lago di Bracciano che torna palcoscenico, palestra, stadio di regate veliche dopo insomma le difficoltà burocratiche di cui vi abbiamo dato conto. Qui le barche finiscono la poppa, si fanno l'ultimo traverso, poi andranno a fare lo stocchetto finale di bolina verso l'arrivo, questo è il classico percorso Laser, il Laser è il massimo della vela, o perlomeno una grossa espressione bella della vela. Tra poco noi vi porteremo dentro un'altra regata, quella dei dinghy Vorien 470 e Snipe, e voi continuate a stare con noi, a stare con Seili, perché noi veramente vi raccontiamo la passione della vela.